di Camigliatello che, torno a ripetere, danno un contributo determinante alla realizzazione di questa iniziativa. Vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questo incontro e devo dire che questa manifestazione di Sila in Festa e quindi Autunno Silano è veramente qualcosa di molto importante perché finalmente dà qualità al turismo che vogliamo, a un tipo di turismo nuovo che è legato alla qualità della vita, è legato soprattutto a quelle che sono le esigenze dello stare bene, collegando, abbinando proprio la qualità dei prodotti che noi offriamo, che siamo capaci di produrre, proprio con la nostra salute, perché se mangiamo bene sicuramente diamo un contributo importante alla qualità della nostra vita. A questo proposito credo sia importante ricordare che nella provincia di Cosenza sono presenti ben 10 prodotti agroalimentari tutelati dall'Unione Europea. Pensate, abbiamo 10 prodotti straordinari e sono tutelati e quindi sono presenti in questa provincia ben 10 consorsi di tutela. Basti pensare che di questi consorsi di tutela, 2 hanno la sede proprio a Camigliatello Silano: il consorzio di tutela del caciocavallo Silano DOP e il consorzio di tutela della patata Silana IGP, indicazione geografica protetta. Ora, di questi prodotti, di questi 10 prodotti, ben 6 sono realmente prodotti sul territorio della Sila, nel comune di Spezzano della Sila. È qualcosa di straordinario. Io ho scritto pochi giorni fa, perché ogni tanto scrivo delle locandine e poi le appendo davanti ai miei punti vendita, e ho scritto la Sila dei record. Ebbene, questo è veramente un record, è un primato per questo comune. Questo comune che finalmente fa turismo, si occupa di turismo, perché ha capito il sindaco che la strada migliore da seguire per continuare a far sviluppare e a crescere questo territorio, quest'area interna, è proprio quello lì dell'industria del turismo. E i dati ci danno ragione, basta guardare le presenze, ma veramente migliaia e migliaia di persone affollano in questo periodo il corso principale di Camigliatello. È qualcosa di straordinariamente bello, veramente basterebbe osservare, magari uno che arriva all'improvviso si chiede: ma che cosa c'è? E allora qui è la festa, diciamo, è la festa di questo territorio, è la festa di questi prodotti straordinari che noi riusciamo ad offrire, perché chi viene in questi giorni a Camigliatello e entra in questi stand allestiti davanti ai punti vendita di questi operatori economici ha la possibilità di toccare, ecco proprio il termine esatto, di toccare con mano e quindi di gustare dei prodotti autentici e unici al mondo. Abbiamo un patrimonio inestimabile, ce lo invidiano tutti quanti. Basta fare un esempio: alcuni anni fa, addirittura era il 1998, la nostra regione ha avuto in quel periodo, proprio in quell'anno, settembre 98, il secondo riconoscimento sui prodotti agroalimentari calabresi. E non è un caso che questo riconoscimento l'abbiamo avuto su addirittura 4 specialità agroalimentari. È stato un successo, un poker, ne hanno parlato tutte le riviste del settore in tutta Italia, ma non solo, anche in Europa. Mi ricordo quei titoli: la Calabria ha fatto poker, perché in quell'occasione, grazie all'impegno, al lavoro e alla meticolosità di alcuni di noi, siamo riusciti ad ottenere nel lontano 1998 il riconoscimento della denominazione di origine protetta su 4 dei salumi autentici calabresi: la salsiccia, la soppressata, il capocollo e la pancetta. Vi sto parlando di prodotti veramente unici e che, nonostante tutto,
nonostante questa tutela che abbiamo ottenuto e quindi la possibilità di difendere questi prodotti dalla pirateria agroalimentare, ebbene ancora oggi, a distanza di diversi anni, per esempio, uno dei quattro, in particolar modo la salsiccia di Calabria, è il salame più imitato in Europa. È una cosa incredibile, ma è così. Tutti quanti che ci imitano e quindi fanno contraffazione alimentare. Lo fanno al nord Italia, ma lo fanno anche all'estero. Spesso, se guardate Striscia la Notizia, si parla di questi prodotti contraffatti. E tra questi vari prodotti contraffatti c'è anche il nostro prodotto, la salsiccia calabrese. Allora, che cosa vuol dire questo? Perché questa manifestazione? Proprio perché vogliamo far capire ai clienti, ai turisti del futuro, alle coppie giovani, ai turisti che ci tengono alla propria salute, che solo su questo altopiano silano possono veramente gustare questi prodotti autentici, genuini. E quindi ecco il successo della manifestazione, ma non è dovuto solo a questo il successo, solo alla possibilità di presentare questi prodotti. Il successo è dovuto veramente a quella cosa di cui io sentivo parlare un po' di anni fa e sembrava un fantasma, e cioè la volontà di fare, di creare veramente la sinergia. Questa sinergia in queste occasioni c'è, è vera, è reale, e c'è una sinergia tra gli operatori economici, tra gli albergatori, ma soprattutto c'è questa, diciamo, grande apertura di gente che veramente ci crede, come le persone qui a fianco a me, per cui solo lavorando insieme, solo facendo questo sistema, si riescono ad ottenere questi importantissimi risultati. E io sono convinto che la Sila, soprattutto Cagnatello Silano, che rappresenta un posto turistico fantastico, secondo me già è al primo posto in Calabria, sicuramente come presenze turistiche, però noi dobbiamo fare ancora molto, dobbiamo migliorare ancora di più l'offerta alberghiera, l'offerta delle strutture, e sicuramente si sentirà nei prossimi anni parlare sempre di più di Cagnatello Silano e della Sila, la Sila dei record, la Sila dei primati, anche perché abbiamo qualcosa di straordinario che non ce lo siamo inventati noi, che non l'abbiamo creato noi, ed è l'aria più pulita d'Europa, è qualcosa di meraviglioso. Ci sono dei studi appositi, sono stati fatti l'anno scorso dall'Università degli Studi di Modena, ebbene la qualità dell'aria del Parco Nazionale della Sila è la più salubre, la più pulita di tutte le aree esistenti in tutti quei parchi nazionali d'Europa, non solo d'Italia. E questo è sicuramente un motivo in più che ci deve riempire di orgoglio e deve essere da stimolo per fare ancora di più e ancora meglio. Vi ringrazio. Bene, molto bene. Io solo una cosa doverosa, perché abbiamo chiuso, in modo tale che spero si riesca, gli amici presenti dei giornali, a fare il pezzo. Lo menzionava già il sindaco Tiziano Gigli, vorrei proprio ricordarlo, ma anche in modo convinto, forte, perché è anche merito suo se si è poi realizzata sul territorio questa visione unitaria che va dal di là dei campanili, e cioè il presidente della comunità montana silana, a quale noi dedicheremo questa edizione, l'avvocato Giuseppe Cipparrone, che è stato dimesso giusto stamattina, ecco, da un delicato intervento che ha subito. E noi siamo ben consapevoli che grazie anche alla lungimiranza di uomini delle istituzioni, di politici come l'avvocato Cipparrone, abbiamo potuto negli anni fare questo percorso. Molto bene. Grazie. Grazie a voi.